Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, buona vacanza, buona Versilia. Fate l'applauso più forte ai commercianti del Forte, ai ristoratori, agli albergatori, ai baristi, ai gelatai, ai commercianti che hanno resistito. Grazie a tutti i turisti che ci sono qua, grazie a chi ci dà una firma per il referendum sulla giustizia, grazie alle vostre firme, finalmente dopo 50 anni anche i giudici, se sbagliano, pagano come tutti gli altri lavoratori, perché non è possibile che ci sia qualcuno che la fa sempre franca. E in bocca al lupo, oggi pomeriggio siamo stati alla Versiliana, era strapieno, non c'era posto per tutta la gente che voleva ascoltarci, abbiamo parlato di salute, di lavoro, di pensioni, e in tanti mi dicono: Salvini, fate di tutto per evitare il ritorno alla legge Fornero, e ve lo dico stasera, costi quello che costi, eviteremo il ritorno alla legge Fornero e difenderemo quota 100, il lavoro e le pensioni. Poi ci sono tanti ragazzi e stiamo combattendo per il ritorno a scuola e in università di tutti i ragazzi e di tutte le ragazze, nessuno escluso. Nessuno studente deve rimanere fuori dalle classi, perché non ci sono studenti di serie A e studenti di serie B, insegnanti di serie A e insegnanti di serie B. E poi, ragazzi, si chiede il Green Pass per andare in capannina, per andare in Versiliana, per andare da Orlando, per andare in piscina. Non è possibile che facciano sbarcare migliaia di immigrati senza nessun limite, senza nessuna regola, senza nessun vaccino, senza nessun controllo. E qua ti chiedono il tampone anche per andare a telefonare alla nonna, e non è possibile che facciano sbarcare a migliaia che poi girano per l'Italia senza nessuna regola e senza nessun rispetto. Un ragionamento sull'economia, me l'hanno chiesto oggi. La rottamazione delle cartelle esattoriali è il nostro obiettivo per settembre, perché di gente massacrata dal fisco ce n'è anche troppa. E poi, ragazzi, è il 18 d'agosto, il Milan deve ancora comprare un centrocampista e un difensore, e quindi chi ha detto Forza Inter? Allontanate questi provocatori dalla piazza. No, ce l'ho più coi comunisti che con gli interisti, state tranquilli. Va bene, un sorriso ad agosto è permesso, dai, via. E quindi cerchiamo di mettercela tutta. Io devo dire che, parlando oggi per un'ora che sono riuscito a stare in spiaggia, ringrazio per i miracoli che la Versilia sta facendo, nonostante regole idiote, le discoteche chiuse un paese sì e un paese no, e i locali chiusi un paese sì e un paese no. Bisogna stare attenti, bisogna stare prudenti, però viva la vita, viva il lavoro, viva la gente che lavora, viva la gente che sorride. Non si può morire di paura, di chiusura, di terrore, quindi prudenti, accorti, vaccinati, tutto quello che si vuole, però senza toglierci il bello della vita, del sorriso, dell'estate, della Versilia. Non la faccio lunga perché non è serata per comizi, mi hanno detto: passa dal gazebo che sono una decina di persone alla faccia, fatevi l'applauso perché visti da qua siete straordinari. E in bocca al lupo, speriamo che il peggio sia passato, perché un anno e mezzo di lockdown, coprifuoco, morte, distanza. Oggi il Tirreno titolava a tutta pagina: un altro morto per Covid. Bisogna stare attenti a questa stramaledetta bestia, però purtroppo ogni giorno c'è gente che muore di tumore, che muore di infarto, che muore sulla strada. Quindi anche qua non ci sono morti più morti di altri e vittime più vittime di altri, perché bisogna recuperare tutte le liste d'attesa di coloro che non sono stati operati o curati per colpa del Covid, che sarà una malattia come tante altre che verrà curata a casa. Dovremo conviverci per qualche anno, non si può morire di paura, di timore, di terrore, di chiusura. Qua immagino ci siano lombardi, romani, piemontesi, emiliani. Io sono stato qualche giorno in Calabria e in Sicilia, e io non mi spiego gli italiani che anche in un'estate come questa vanno all'estero a cercare un bel mare, quando il mare più bello del mondo ce l'abbiamo in Italia. Che cazzo vai a Mykonos o a Ibiza quando ci sono Forte, la Sicilia? Vabbè, voglio dire, come mare, vabbè, lascia perdere. Però qua ci sono le focaccette,
qua c'è bella gente, c'è gente accogliente. Io vi dico grazie, e dico grazie anche a quella signora che oggi pomeriggio, c'era 85 anni, mi ha abbracciato e mi ha detto buona fortuna per il processo. Chiudo con questa riflessione, perché siamo in qualche ora di vacanza, vi auguro anzi qualche settimana di vacanza, io già domani torno a Firenze, nei prossimi giorni sono per incontri in Sardegna, a Roma, in Romagna, a San Marino, in Umbria, e quindi giriamo. Quella signora mi ha detto auguri per la sua vita, per il suo processo, perché non so a quanti di voi è capitato, spero a nessuno, io il 15 settembre vado a processo in un'aula di tribunale, non come tante altre, sarò 15 settembre, mi sembra un martedì, non ricordo che giorno della settimana è, però voi sarete il 15 settembre in negozio, in ufficio, a scuola, in fabbrica, al lavoro, in università. 15 settembre, se avete 15 secondi del vostro tempo, ricordate che c'è un tizio che parlava su una seggiola di plastica una sera d'agosto a Forte dei Marmi, che sarà nell'aula bunker dei processi antimafia a Palermo, quelli dove si processavano Totò Riina e quella gente lì. Io vado a processo per sequestro di persona aggravato e continuato, pena prevista in caso di condanna 15 anni di carcere, manco uno stupratore, uno spacciatore, e vado a processo da imputato nel tribunale dove si condannavano i mafiosi perché ho bloccato gli sbarchi di immigrati clandestini nel mio paese, e l'ho fatto con orgoglio, e vado in quel tribunale a testa alta. Viva l'Italia, viva gli italiani, viva la Versilia, e grazie a tutti voi, grazie di cuore a tutti voi. Adesso aspettate, non muovetevi, che faccio 10 secondi di video e li giro a Speranza, così mette in zona rossa Forte dei Marmi. Buona serata e buona vita a tutti.